alcuni dei progetti della Medici Foundation e poi parleremo con Alessio Satta che dirige questa fondazione. Dopo manderemo il secondo video, quello relativo all'operazione FAI, Saline Conti Vecchi, e parleremo successivamente con Francesca Caldara che dirige le Saline Conti Vecchi. Infine manderemo un terzo video relativo al progetto della società Criteria insieme a Doria, e dopo parleremo con gli autori di questo progetto, quindi avremo modo di raccontare in maniera un po' più diffusa quello che nei video è ovviamente molto, molto sintetizzato. Quindi a questo punto direi chiamiamo il primo dei tre video e ci rivediamo fra tre minuti. The MSI Foundation is a community where researchers, entrepreneurs and institutions come together to raise awareness for the protection of our sea and collaborate to conserve biodiversity and address the most pressing climate and environmental challenges. Our mission is to promote the green transition and at the same time to meet the ultimate goal of keeping our Mediterranean Sea biologically diverse, healthy and clean. We implemented concrete solutions for biodiversity conservation of more than 50 different species, and we restore habitats of almost 10,000 hectares of areas of high ecological value. We organized more than 30 cleanups that correspond to 50 tons of plastics collected. We supported Sardinia companies to green their activities and transform plastics into consumer goods through eco-design. Metsi developed the Blue Lab project together with Nieditas, which is one of the leading players of the Italian fishery industry. In the Blue Lab project, we have also started to research the use of algae and other natural materials as bioplastic to substitute the use of plastic in the fishery sector. A special role for Metsi as the Maristanis project, which since 2017 has involved 11 municipalities in the Gulf of Oristano and many other public and private actors in order to conserve six of the most important wetlands in the Mediterranean and also promote a nature-based economy. The governance of these fragile ecosystems, initially fragmented and sometimes contradictory, will be solved through an innovative model that we believe can be applied to all wetlands through the Mediterranean. Bene, eccoci di nuovo qui nel nostro set con Alessio Satta, presidente di Medici Foundation. Alessio, dopo l'esperienza della direzione della Conservatoria delle Coste della Regione Sardegna, hai costituito insieme ad altri soci Medici Foundation. Raccontaci un po' che cos'è Medici Foundation e di cosa si occupa. E com'è andata? Beh, in effetti c'è una relazione. La Conservatoria delle Coste fino al 2014 aveva portato avanti una visione diversa, forte, di dove le coste, la tutela delle coste veniva messa al centro di qualunque modello di sviluppo. Prima la tutela è quello sviluppo, non può essere altrimenti. Quindi
si è creata un gruppo di persone, di ricercatori, un gruppo delle relazioni internazionali che hanno portato alla nascita della Fondazione Mezzi. La Fondazione infatti nasce nel 2015 a Cagliari e da subito inizia a collaborare con importanti organizzazioni internazionali, tra cui proprio ultimo in ordine di arrivo l'UNESCO, con cui stiamo lavorando all'interno del decennio del mare, che è la più importante sfida che ha il nostro oceano, ovvero quello di come dire, riprendere il suo ruolo di origine di ogni cosa. E su questo sono necessariamente tantissimi sforzi. Noi ne stiamo facendo alcuni in Sardegna, in alcune zone, nel Golfo di Cagliari, nel Golfo dell'Istano, tra l'altro due aree che sono profondamente interessate dai cambiamenti climatici, sono tra le zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E stiamo sperimentando dei modelli di, come dire, di gestione del territorio che vedono protagonisti le comunità, gli imprenditori privati, ecco, a lungo dimenticati nei processi di sviluppo. Noi consideriamo invece che gli imprenditori privati devono essere protagonisti al pari degli altri, quindi insieme ad aziende come Editas o ad aziende come anche la 3A o altre comunque aziende molto importanti per il settore agroalimentare in Sardegna, stiamo studiando da una parte come ridurre i loro impatti, dall'altra come creare un'innovazione che addirittura porta a un cambiamento radicale anche proprio nel modo di concepire l'ambiente. State coinvolgendo anche le comunità locali, le popolazioni, le amministrazioni in questo processo di rinascita, diciamo, delle produzioni nel rispetto assoluto degli ecosistemi? In che modo le coinvolgete? Cito un progetto che per noi è molto importante, il progetto Maristanis, su appunto tutto il Golfo di Oristano, include 11 comuni che si sono messi insieme, anche questo è sicuramente una cosa abbastanza inusuale dalle nostre parti, sono messi insieme e hanno sottoscritto il contratto delle zone umide costiere dell'Oristanese. È un contratto che è una forma veramente volontaria di cogestione dello spazio, del territorio, e che devo dire sta veramente segnando anche questo un momento nuovo per la pianificazione in Sardegna. I comuni sono molto impegnati e a loro volta chiaramente attraverso i comuni e le amministrazioni comunali sono coinvolte le comunità, le associazioni e ancora una volta gli imprenditori. Faccio l'idea anche un po' delle dimensioni, cioè quanti comuni, quanti produttori, che estensione hanno queste aree marine, questi ecosistemi costieri su questa area? Nel Golfo di Oristano parliamo prima di tutto di 6 aree Ramsar, cioè zone umide di importanza internazionale. Nell'Oristanese c'è la più alta concentrazione nel Mediterraneo di zone Ramsar. Un'area marina protetta, che è la seconda più grande area marina protetta in Italia, 11 comuni, l'ho detto prima, ma un'estensione di quasi 200 km lineari di costa, quindi con circa 80.000 abitanti che sono inclusi in questo territorio. Quindi potete capire che l'importanza è, cito ovviamente, l'ho detto prima, ma aziende come la 3A, la cooperativa produttori di Arborea, Neditas e altre sono tra le più importanti imprese che operano in Sardegna, che fanno anche grande l'offerta agroalimentare sarda nel resto del mondo. Anche qui ricordiamo un po' le dimensioni. La 3A è un'azienda che nasce dalla bonifica di quei territori, di 20.000 ettari di territorio realizzata all'inizio del Novecento, ed è la più grande industria in Sardegna che si dedica alla produzione di latte, formaggi, non so quale sia l'estensione in questo momento rispetto ai 20.000 ettari originari, ma è sicuramente molto. La 3A ancora tiene un'importante fetta che tra l'altro divide con il fratello gemello della 3A, come anche loro si definiscono, che è la cooperativa produttori di Arborea, e devo dire che la cosa interessante è che ci sono sul campo dei progetti innovativi come l'agricoltura intelligente basata su un'irrigazione o sull'uso dei droni per calibrare l'esatta quantità, ad esempio, di
farmaci, di fitofarmaci necessari per, senza che ci sia nessuno spreco, nessuna quantità in eccesso. E c'è una, io dico sempre che c'è una motivazione precisa. Al contrario di altre multinazionali, di altre aziende, i produttori, i membri della cooperativa vivono in quel territorio e sono i primi che vogliono che quel territorio sia sano, pulito. C'è un'eredità forte, non bisogna nasconderlo, c'è un'eredità forte di un modello che ora ormai è superato, ma che deve essere ancora, ripeto, completamente rinnovato per portare a una condizione, scusate il termine, anche se impropria, di impatto zero. Dietas invece è un marchio che produce e commercializza mitili sostanzialmente, che produce appunto in queste aree marine. Quali sono gli effetti, i progetti che avete con Dietas? Dietas è intanto, lo dico per chi non lo sapesse, il terzo produttore nel campo della mitilicoltura in Italia, quindi uno dei più importanti. Dietas ha una, mi permetto di dire, un'ossessione per la qualità ambientale, e questo porta, ha portato anche l'incontro con la nostra fondazione a delle ricerche specifiche anche sul riuso, sulla rigenerazione di materiali di scarto, nello specifico delle plastiche che spesso sono, si trovano accumulate nel fondo, in parte perché vengono strappate dalla forza delle mareggiate, e quindi stiamo parlando soprattutto di nasse, retine da pesca e quant'altro, e dall'altro di quelli che sono gli scarti delle cozze. Quindi noi abbiamo iniziato una ricerca su entrambi i materiali. Da una parte, con gli scarti di cozze abbiamo realizzato un isolotto per la riproduzione, per la nidificazione di alcune specie di avifauna migratorie, che sono, come dire, fortemente esposte a diversi pericoli. Dall'altra abbiamo iniziato a lavorare su dei materiali, delle materie prime e secondarie, per realizzare degli oggetti di ecodesign che verranno riutilizzate direttamente sul luogo. Ho visto che avete realizzato anche un intervento di restauro di una torre costiera cinquecentesca, credo. Sì, fa parte della prima linea delle torri che furono realizzate durante la dominazione spagnola a difesa delle coste dalle incursioni saracene, ed è una torre simbolo molto importante. Credo che sia uno dei luoghi più fotografati in Sardegna, nel stagno di Marcedì, la torre vecchia di Marcedì è nel simbolo del comune di Terralba, nella loro bandiera, e proprio il 25 la inauguriamo. Hanno lavorato architetti, hanno lavorato creativi, abbiamo cercato di rispettare, come si dice, no? In maniera filologica, ovviamente il restauro è stato molto filologico, dall'altra parte abbiamo cercato di introdurre dei contenuti. Questa torre arriva alla fine di una storia molto importante. Inizia nella difesa delle coste contro le incursioni saracene, durante la Seconda Guerra Mondiale diventa un presidio militare contro, ovviamente, sempre le possibili attacchi da mare, e noi ora l'abbiamo nominata, come dire, a difesa dell'ambiente. Quindi il ruolo di questa torre è osservatore del paesaggio delle zone umide, diventa un luogo di osservazione, sarà possibile finalmente salire alla terrazza e quindi godere di questo spettacolo straordinario, ma allo stesso tempo ci saranno dei contenuti che avranno un obiettivo di educazione ambientale. Bene, per concludere questo breve incontro, progetti futuri, cosa ci aspettiamo? Progetti futuri, abbiamo iniziato una collaborazione con Prada su un progetto molto ambizioso, che è quello della riforestazione della Posidonia oceanica. Posidonia oceanica, ora abbiamo circa 50.000 km quadrati di Posidonia oceanica nel Mediterraneo, ne abbiamo perso circa il 35%, quindi un terzo negli ultimi 20 anni. Il nostro obiettivo è ripiantare Posidonia, lì dove ovviamente, soprattutto per l'uso dell'uomo, è stata, come dire, danneggiata o è addirittura sparita. Questo è un progetto per noi molto importante ed è tra l'altro legato anche alla capacità della Posidonia di assorbire la CO2 e di stoccarla. Quindi non solo è una nursery, quindi una
pianta eccezionale per aiutare la fauna marina, ma addirittura permette di ridurre l'impatto delle mareggiate e stoccare la CO2 per contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici. Bene, grazie Alessio, ci aggiorneremo su questi progetti interessantissimi. Adesso chiedo alla regia di mandare il secondo video, quello relativo alla storia del Fondo Ambiente Italiano, FAI, con le saline Conti Vecchi. Ci vediamo fra 3 minuti.